Bentornati ai già domani, l'appuntamento con le prime pagine in edicola tra poche ore. Dunque, leggiamo prima di tutto il titolo del Mattino di Puglia Basilicata. Draghi appeso al Colle, l'elezione al Quirinale per il Premier diventa un'illusione, il centrodestra cala delle carte, poco convincenti per il centrosinistra che ora vuole guardare nel mazzo per cercare un asso condivisibile. Una partita dal confronto spartano tra i due schieramenti. Mister BCE resta il ragioniere prediletto della pandemia e del recovery. Questo è il titolo del Mattino di Puglia Basilicata. Nel tenere le carte coperte, sicuramente chi si è nascosto dietro alle metafore, quindi sicuramente nel non esporsi è stato molto efficace Letta nei suoi rimandi a incontriamoci, parliamo, senza esprimere una sua propria candidatura. E sono stati invece molto espliciti gli altri. Direi che al secondo posto, dopo Letta, però metterei Salvini perché comunque ha messo in campo molti contenuti che possono anche essere oggetto di poi negoziazioni politiche. La rosa, ma anche il rimando alla possibilità di eleggere anche un Presidente della Repubblica, non necessariamente con un'ampissima maggioranza, ha citato il caso del 53% di Napolitano, che non è stata una citazione fatta a caso, ma appunto che rimanda al fatto che quando sarà sufficiente un accordo un pochino meno ampio, no? Per riuscire ad eleggere il Presidente della Repubblica, beh, allora si potranno rimettere in gioco altri tipi di accordi e di negoziazioni. Quindi direi che da un lato, diciamo, più tenendo le carte coperte, dall'altro scoprendone alcune senza scoprirle tutte, direi che la pagella vede in testa Certo. questi due attori di questi giorni, che poi sono attori importanti di queste negoziazioni. Grazie, professoressa. Qual è il senso di questa rosa di tre nomi presentata oggi? Poi ci manca anche il diritto di muoversi per primo, l'ho fatto proponendo un metodo che però è stato subito rifiutato. Tutti si aspettavano che alla rosa del centrodestra corrispondesse poi una rosa contraria del centrosinistra, che invece non c'è stata, quindi da questo punto di vista abbiamo avuto anche una piccola sorpresa. Detto questo, ho l'impressione che comunque quei tre nomi non fossero la primissima scelta del centrodestra, non si può immaginare appunto che si fossero così ingenui da pensare che su quei nomi, per l'esattezza, si sarebbe aperta la discussione.